Salve, benvenuta e benvenuto al Salotto di Chiara. Oggi dal Conservatorio di Santa Cecilia il saggio di violino. E il violino è nato nel nord Italia, a Cremona, da Andrea Amati nel 1570 e poi anche in altre città del nord Italia. E da qui poi prese avvio la scuola cremonese di liutai. È ovviamente legata al celeberrimo violinista Niccolò Paganini del 1780 e la figura leggendaria che lega quindi il violino al diavolo, in quanto sembra che il tanto virtuosismo sia dovuto ad un patto col diavolo. E il violino è anche lo strumento grazie al cui il diavolo tenta e porta a perdizione l'uomo. Tant'è che nelle tradizioni popolari violini e violinisti sono sempre inseriti in contesti infernali, così come nei quadri. Il saggio ha presentato da Cavalleschi, Concerto in Do maggiore, un musicista russo del 1900. Il musicista polacco Wieczynski, concerto numero 2, il primo movimento, il capriccio, opera 39 di Safak Aliçoğlu, da Schumann, primo e secondo movimento, suonata per violino, Bach, la ciaccona, che è un'opera grandiosa attraversata da artifici e da figure sempre nuove e da arditi passaggi, apre la porta al violinismo trascendentale. Termina con Beethoven, opera 61, primo movimento. E questa è la principale composizione per violino di Beethoven, e all'inizio era considerata poco, in quanto non era la moda, e in seguito è stata poi rivalutata. Ringrazio. Thank you.